Adesso ascoltiamo la testimonianza di Virginia Guadalajara. Cristo è risorto. Carissimi amici, fratelli, ciao a tutti. Sono Virginia, sorella di Padre Emanuele, e sono stata invitata a condividere con voi un pensiero per il tributo che gli viene dedicato. Emanuele era il primogenito di quattro figli e questa è sempre stata la sua caratteristica forte e principale, perché ci ha sempre fatto da papà, o meglio, da fratello maggiore a noi più piccolini. In riferimento a questo ricordo un episodio che Giuseppe ed io stavamo giocando a tamburelli quando all'improvviso la pallina ha cominciato a correre per la gradinata di marmo e io per rincorrere la pallina ho cominciato a fare tutti i gradini con la testa. E quando arrivo al finale, Emanuele mi prende, mi abbraccia e cerca di tranquillizzarmi, dicendo tranquilla, non succede niente, è tutto a posto. E così arriva mia madre per vedere cos'era accaduto e tranquillizza anche lei, tutto bene, non c'è niente da preoccuparci. E quando mi lascia aveva tutta la maglietta piena di sangue. Però per dire davvero questo suo istinto di protezione e di difenderci sempre. In seguito è sempre stato un fratello maggiore che mi ha accompagnato a livello personale, nel mondo del lavoro e anche nella chiamata. Lui è sempre stato un gran avventuriero, gli piaceva la Formula 1, arti marziali, canoa, sci, alpinismo, nuoto, credo che ha provato un po' di tutto, molto molto dinamico. E un'altra caratteristica, ma soprattutto che ha colpito me a livello personale, è stato come il Signore ha potuto far breccia nel suo cuore, perché già non aveva più 20 anni. Aveva una vita strutturata, un bellissimo lavoro con tante soddisfazioni e un titolare che lo trattava come un figlio. Però lui, davvero, come ha sentito la chiamata del Signore, questa inquietudine, ha saputo abbandonarsi come l'argilla nelle mani del vasaio e si è lasciato lavorare. Questa è stata una cosa che mi ha sempre colpito di lui. Poi è entrato in comunità. E qui ha continuato, io dico, ad essere il fratello maggiore di tanti fratelli, di tante sorelle consacrate, sempre disposto ad ascoltare, a dare un consiglio e anche a dirtele chiare, per motivare o per consigliare. Credo che un'altra caratteristica di Padre Emanuele è stata l'amore e l'accompagnamento per le coppie, per le famiglie. Si è donato molto a questo. Un'altra caratteristica sua, che mi ha lasciato una grande testimonianza, è stato vedere come davanti alla sofferenza, colpito dalla sofferenza, sia nei dolori della sua mal di schiena, che alla fine con il cancro, non l'ho mai visto indietreggiare, davvero sempre rimanere sereno, nella pace. Anche se queste situazioni lo rendevano impotente, paralizzato, però lui era sempre abbandonato con fiducia nelle mani del Signore. Cosa dire di più? Un altro ricordo che credo che tutti possono confermare è la sua relazione anche con i bambini. In particolare è iniziato con il suo ministero di pastore. E riferimento a questo, io non posso dimenticare il giorno in cui il Signore lo ha chiamato alla sua presenza ed è venuto a mancare. E mi ricordo che io e mia sorella siamo scese dal papà, che era rimasto a casa da solo, per darle la notizia. E la sua reazione, la reazione di mio padre a questa notizia è stata molto particolare. Le sue parole sono state queste: ma come? Se Emanuele era qui adesso nella mia stanza, era qui con tutti i bambini e questo ci ha colpito tanto davvero, ci ha commosso, perché ha confermato che prima di andarsene è passato a salutarlo con tanti bambini per lasciarlo sereno. Ecco, questi sono i miei ricordi di infanzia e degli ultimi tempi di mio fratello Emanuele. E con questo approfitto a dare un saluto a tutti voi e a presto. Ciao!